Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa puntata di Loletta 5 Channel. Allora, vedrete qui, attaccata alla porta, un foglio con le frasi belle che avevo scritto e avevo messo in realtà di là, nella stanza da letto. Questo è un video finale, in realtà, penso, di questo fantastico anno 2023. Ripetiamo. Gennaio, Albertina più palestra. Inizio dell'anno finisce. L'inizio del nuovo anno 2023 inizia con Altea che mi aveva lasciato nel fine del 2022 e con Albertina, che è l'amore della mia vita, mia figlia, la mia coniglietta che mi porta appresso da ben già 4 anni. Ed è stata sempre appresso a me. Inizio a fare il personal trainer e tutta una serie di lezioni in palestra e dimagrisco pure abbastanza. A febbraio prendo un altro coniglio, prendo Bianchina, che in realtà ho cancellato dalla galleria per non mettermi sempre a piangere. Una coniglietta veramente coccolona che è durata un mese purtroppo. Sempre lo stesso mese di febbraio inizio a avere tutte altre varie nuove frequentazioni come la MILF, come Valentina Tomarchina, come molte altre. E a marzo rinnovo il mio look, più ancora sigaro, fumacchiavo, ancora a inizio di quest'anno. Ad aprile conosco Cristina da Palermo e quindi inizio le prime gite a Palermo, piena degli albanesi con i ragazzi. A maggio ancora c'ho Cristina tra i piedi, le Pavande Indietro, Catania. Io vado a Palermo 2 volte, lei viene a Catania 3 volte, per un totale di 5 volte. E a maggio si laurea finalmente grazie a Francesca e inizia anche il fuoco di Sant'Antonio. Fuoco di Sant'Antonio che mi è durato praticamente per 3 mesi, da maggio fino a luglio. Io non so come ho campato. E a giugno appunto fuoco di Sant'Antonio Inside più uscite con amici miei e Pride a Catania. A luglio finalmente entro di ruolo, quindi festeggio il mio contratto a tempo indeterminato. Più inizio a fare tutte le mie varie gitarelle on the road e quindi vado a Erice, a Trapani e di nuovo a Palermo con Orazio e così via. Ad agosto mi fidanzo e mi frequento con un ragazzo per all'incirca un mesetto ed è stata una delle storie, forse l'unica storia seria che ho avuto in realtà tutto quest'anno. Più il concerto, a luglio il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari e ad agosto quello di Madama a Taormina. A settembre varie sagre, mi piace girare paesini e etnei, più uscire con gli amici, più il concorso Canoro che ho fatto dopo aver studiato tutta l'estate con la mia musica. Scrivo questa canzone e partecipo a questo FMTM Music Festival di Roma, che praticamente poi alla fine non passo. A ottobre ritorno di fiamma di nuovo con voi sapete chi. Più il Tableau, scarico questa applicazione tra settembre e ottobre, all'incirca esattamente fine settembre, e inizio a conoscere nuovi amici. A novembre abbiamo varie avventure molto intense, come l'Etna, come il mio 32° compleanno, il compleanno di mio padre, a settembre c'è il compleanno di Orazio, e a novembre sempre con l'Etna il quad, i night club, le varie uscite sempre con questi amici del Tableau e più l'andata a cavallo. E infine, a dicembre adesso famiglia più amici, così voglio concludere sinceramente il mio 2023. E nonostante che praticamente tutto quest'anno sono stata presa e mollata parecchie volte da Altea, sfruttata e usata solo per snusnu da un sacco di persone, ho avuto anche il fuoco di Sant'Antonio, però per me è stato l'anno più bello, perché ho avuto la consapevolezza di chi io sia, i miei primi veri concerti, la mia prima presa di coscienza di gite, di concerti, di fare esperienze, escursioni, cose nuove e soprattutto sono entrata di ruolo. Sono entrata di ruolo. Io sono un posto fisso per sempre, a tempo indeterminato e questa non è una cosa scontata né tantomeno da sottovalutare. E dopo ben 3 anni spaccati di sacrifici che ho fatto di Covid, finalmente entro di ruolo in ospedale come OSS. E per me quest'anno è stato l'anno più bello ragazzi in assoluto in tutta la mia vita. È stato l'anno della ribalta per me. Ho preso ancora più coscienza e consapevolezza di chi io sia, delle cose che mi piacciono e non mi piacciono fare e ho scoperto anche l'ambiente maschile che io avevo totalmente
ho messo da parte in realtà per sempre, ripreso diciamo in considerazione, quindi adesso non mi reputo né carne né pesce, ma semplicemente comunque una persona che ama le persone, punto, e quindi comunque non mi voglio etichettare, basta che semplicemente quella persona mi piace e mi innamoro, quindi già è top. Quindi questo, cioè sono stata a letto con un uomo, anzi con due, poi sono entrata di ruolo, ho avuto esperienze, ripeto, di concerti, gite, escursione, ho recuperato ragazzi in 12 mesi buttando almeno 10.000 euro e passa in tutte queste esperienze, ma che comunque ne sono valse la pena. Ora nel 2024, come nuovi obiettivi, tra virgolette, che mi vorrei fissare io, però comunque come ben sapete e come ben so io stessa, la vita è molto imprevedibile, quindi sono delle linee forfettarie. Spero per l'anno prossimo di non essere sottona più di nessuno. Di avere, spero, un amore stavolta che sia ricambiato. Non spendere tanti soldi, vorrei un attimino risparmiare. Magari mi faccio un paio di gite sensate nel mese estivo e poi basta. Tanto a dove devo andare ci sono andata già benissimo l'anno scorso, già ho prenotato un concerto, come ben sapete, di Coez e uno spettacolo di Angelo Duro, quindi già per l'anno prossimo abbiamo due eventi, un concerto e uno spettacolo, più una gita che vorrei fare al nord, in estate vorrei fare più tappe per una settimana, e queste tre cose a livello diciamo extreme, poi basta, mi voglio un pochettino fermare e voglio dedicarmi ancora di più a me stessa, a quella che sono, alle mie radici, alla mia famiglia e ai miei amici, e cercare in qualche modo di, tra virgolette, comunque un po' di risparmiare, perché ripeto, ne ho spesi tanti soldi. Però per me è stato l'anno della ribalta. Io in questo anno ho recuperato un botto di emozioni, di sensazioni, di corteggiamenti ricevuti e dati. E tante esperienze. Il 2023 per me è l'anno, allora è stato l'anno da qui a 3-4 anni più bello di tutti. Più bello di tutti. Un anno bello calmo, tranquillo, insomma, un po' di alti e bassi. Sono stata molto male. Sono stata molto male. Il problema è che il cervello tende a dimenticare le cose brutte e tende a ricordare solo quelle belle. Come il discorso di Altea, io a causa sua ho avuto praticamente il fuoco di Sant'Antonio. Cioè, ho avuto le difese immunitarie basse. Io stessa ho talmente avuto la dannazza che mi è venuta sta cosa. Nel mentre andavo al lavoro facevo cose, veramente io non. Solo io posso vivere la mia vita, veramente. Con questo augurio, Giove, del futuro che guarderai forse questo video nel passato, cioè nel futuro, ma è un video del passato, continua a essere te stessa. Non trasformarti in ciò che non sei. Per amore degli altri, per amalgamarti in una società che in realtà non ti vuole. Tu sei romantica, tu sei dolce, sei responsabile, sei seria, sei premurosa. La vera Iole è questa. Anche la Iole singola, comunque, che esce, che si diverte, che fa cose nuove, sicuramente. Ma non è la Iole di quest'anno. La Iole dei primi 5-6 mesi di quest'anno era molto sperduta a causa della rottura con lei, e quindi ti sei un po' persa. Mi sono persa in letti altrui, in abbracci sconosciuti, pur di dimenticarti. Però tutto ciò alla fine ne è valsa la pena, perché sono nel punto dove sono adesso e mi rendo conto di tutta una serie di cose. Quindi sei forte, Iole. Sei veramente tosta. Sei forte, sei fantastica, sei unica e sei una bellissima persona. Capace di affrontare veramente mari e mondi e di fare sacrifici per la persona che ami. Non dimenticare mai quello che sei. E non dimenticare mai la luce che hai negli occhi quando ti innamori veramente.